Prima convention salentina per il Centro Democratico, il movimento politico fondato da Bruno Tabacci e Massimo Donadi, che sostiene il centro-sinistra di Pierluigi Bersani alle politiche del 24 e 25 febbraio. Antipolitica o buona politica è il tema scelto per l'incontro che si è svolto giovedì 7 febbraio presso l'Hotel Tiziano di Lecce e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell'onorevole Pino Pisicchio, capolista alla Camera, dell'onorevole Lorenzo Ria, candidato alla Camera, del presidente del Consiglio Comunale di Bari e candidato alla Camera Pasquale Dirella, del consigliere regionale capolista al Senato Nicola Canonico e del capogruppo di Centro Democratico alla Regione Puglia e candidato al Senato Antonio Buccoliero. I principi ispiratori del nostro movimento, che abbiamo anche inserito nel nome della nostra lista, sono diritti e libertà. Sono due parole che stanno a significare che l'Italia del futuro ha bisogno di garantire ai cittadini maggiori tutele per il lavoro, per l'inclusione sociale, maggiore giustizia, anche maggiore iniziativa privata. Vede, tutto questo noi pensiamo è la buona politica, perché quello che serve all'Italia è dare una sterzata all'economia, alla fiscalità. Serve un governo serio, un programma, un governo politico. Noi ci riconosciamo nella coalizione di centrosinistra, appunto guidata da Pierluigi Bersani. La nostra storia personale non è fatta di tante parole, è fatta soprattutto di fatti, di cose. Io penso che molti ricorderanno quello che è stato anche il mio impegno per il Salento e per questo territorio. Nel corso della convention sono stati presentati anche i candidati di Centro Democratico per la provincia di Lecce, Giuseppe Ciardo al Senato, Antonella Gagliotta, Sergio Serio e Piero Solidoro alla Camera.